Dopo aver visto Pulp Fiction mi è venuta voglia di Big Kahuna Burger, dove gli hawaiani fanno gli hamburger, e quindi ho pensato una ricetta a modo nostro. E ora pronti a vedere gli ingredienti. Pane fresco di panetteria. Sottilette, cipolla, yogurt greco, patata dolce americana, carne macinata, crauti. Salsa teriyaki, salsa barbecue e ketchup, ananas fresco. Peliamo le patate e tagliamole a listarelle. Mettiamole in ammollo e prepariamo l'olio nella pentola. Affettiamo l'ananas. Tagliamolo a pezzi e mettiamolo in padella a caramellare. Prepariamo 4 palline di carne macinata da 80 g l'una. Tagliamo la cipolla in rondelle. Accendiamo il forno a 60 gradi. Tagliamo in due il pane e lo mettiamo in forno ad abbrustolire. Ricordiamoci di mescolare l'ananas. Ora prepariamo la salsina con yogurt greco, un goccio d'olio e sale aromatizzato. Mescoliamo il tutto, aggiungiamo i crauti e continuiamo a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Prendiamo la salsa barbecue e la salsa teriyaki, mettiamole in uno scodellino e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo pepe e sale alla nostra carne, la mettiamo in padella e la schiacciamo per dargli la forma desiderata. Strato di salsa sul panino e mettiamo il formaggio sui nostri hamburger. Prendiamone due e mettiamoli nel panino. Guarniamo con cipolle e crauti. Mettiamo il ketchup sull'altra metà del pane. E Sua Maestà l'ananas caramellato. Stappiamo una birra fatta da noi e siamo pronti a gustare questa prelibatezza. Un vero Big Kahuna Burger Gourmet. Il primo esperimento culinario è uscito veramente bene. Adesso chiediamo allo chef com'è andata. È andata veramente, veramente bene, è venuto molto buono, non pensavo così tanto buono.